Io a questo punto vorrei passare la parola a voi, se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare qualche domanda e chiedere qualcosa, siamo qua a disposizione. Puoi venire, allora, buonasera a tutti. Io mi chiamo Alessandro e sono un giovane calabrese. Io vorrei dirvi due parole questa sera. Inizio dicendo che io mi definisco una persona ottimista, perché io spesso immagino quello che potrebbe essere il mio futuro. Io cerco di immaginarlo come un futuro felice, con una famiglia e soprattutto un lavoro che possa permettermi di condurre una vita agiata e che possa permettermi di raggiungere alcuni obiettivi che io mi sto fissando nella vita che voglio raggiungere. Ma purtroppo, assumendo un atteggiamento realista, mi rendo conto che non sempre è così. In Italia, soprattutto nel meridione, in una regione come la nostra, come la Calabria. Infatti, in Italia, in Calabria in particolare, abbiamo un grandissimo problema. Un problema che riguarda la qualità della vita degli italiani. Analizziamo un attimo bene la situazione dal mio punto di vista. Non dobbiamo andare lontano per capire quello che è l'elemento fondamentale che sta appunto alla base della qualità della vita, ovvero il lavoro. Il lavoro è appunto fondamentale perché dal lavoro deriva un reddito ed è il reddito che stabilisce se si è al centro o ai margini di una società. Inoltre, il cittadino ha il diritto al lavoro. Vorrei citare l'articolo 4 della Costituzione che ci dice che il lavoro è sia un diritto ma può anche essere visto come un dovere nei confronti del cittadino. Quindi, dal mio punto di vista, possiamo parlare a volte di un diritto che ci viene negato, perché in Calabria, come nel resto d'Italia, ci sono moltissimi giovani che vorrebbero lavorare, mettere appunto a disposizione le loro competenze, però non possono, perché il lavoro se ne trova pochissimo e quindi sono costretti ad emigrare in altri paesi, generando quindi un fenomeno molto conosciuto e molto discusso, di cui si parlava anche prima, ovvero la fuga di cervelli. Questo comporta perdite di menti, di persone che di sicuro potrebbero contribuire allo sviluppo del nostro paese. Purtroppo questo è, dal mio punto di vista, colpa della gestione che c'è stata nei passati anni, perché non si sono valorizzate queste persone e si è fatto che queste persone appunto emigrassero in altri paesi andando all'estero. Questo perché? In Italia appunto abbiamo una disoccupazione altissima a livello nazionale e quella giovanile ancora di più. Vorrei riportare a voi l'attenzione, alla vostra attenzione, ai dati dell'Istat. Sono i dati più recenti che sono usciti a reperire online e parlano della disoccupazione giovanile in Calabria, che è un tasso altissimo, sto parlando del 58,7% di disoccupazione giovanile. È una cifra che dovrebbe farci balzare dalle sedie, soprattutto se consideriamo che è il tasso di disoccupazione giovanile più alto in Europa. In Calabria abbiamo una disoccupazione giovanile più alta che in tutta Europa. Quindi appunto moltissimi giovani se ne vanno, non restano in Calabria e la situazione è anche aggravata se consideriamo la scomparsa di alcuni mestieri che ci saranno da qui ai prossimi anni. Infatti penso che conoscete tutti uno studio che ci dice che da qui fino al 2025 il 60% dei lavori, per come conosciamo noi oggi, andrà a scomparire o a cambiare radicalmente. Questo perché? Per l'avvento della digitalizzazione, delle nuove tecnologie che stanno cambiando molte cose, stanno cambiando il mondo del lavoro e abbiamo già degli esempi lampanti che sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare al settore dei trasporti, vi riporto questo esempio. Di sicuro voi saprete meglio di me che fino a qualche anno fa, in un pullman ad esempio, si garantivano due posti di lavoro perché c'era un autista e c'era un bigliettaio fisso. Oggi le cose sono cambiate perché la figura del bigliettaio, che era fisso, è stata sostituita. Ora ci sono le macchinette apposite o anche i QR code che troviamo sotto i pullman che permettono al passeggero di avere la versione digitale del proprio biglietto, quindi sullo smartphone. E a breve, tra qualche anno, anche la figura dell'autista andrà ad essere rimpiazzata. E questa non è una mia fantasia, ma è una realtà che già esiste. Basta pensare a Torino. Guardiamo la linea metropolitana che c'è a Torino, che appunto va avanti grazie all'intelligenza artificiale, con la cosiddetta. Dobbiamo arrestare l'evoluzione dello sviluppo tecnologico, assolutamente, non sto dicendo questo. Ma noi dobbiamo essere bravi, diciamo, a sfruttare in un certo senso questo fenomeno.
E questo come possiamo farlo? Creando, quindi inventando nuove occupazioni, perché da qui ai prossimi anni molti lavori si andranno a perdere, già c'è uno scarso tasso di occupazione. Se poi consideriamo che questi mestieri si andranno a perdere in Italia, sinceramente saremmo messi davvero male anche dal punto di vista lavorativo e quindi dal punto di vista proprio della dignità di una persona. Dobbiamo quindi trovare un modo per far sì che ciò non avvenga. E di sicuro un altro modo, oltre a appunto inventare nuove occupazioni, nuovi posti di lavoro, nuovi mestieri, è quello di abolire una legge, il decreto legge 201, no, il numero 201 del 6 febbraio 2011, che forse a qualcuno non dirà niente così, però vi dirà qualcosa se vi parlo di legge Fornero. La legge Fornero. La legge Fornero ha aumentato di molto l'età pensionistica in Italia, che è una tra le più alte in tutta Europa. Basti pensare che, lo sapete meglio di me, bisogna lavorare fino a 67 anni, 6 mesi un giorno, con 41 anni di contributi, due donne per 65, 6 mesi un giorno con 41 anni di contributi. Questo cosa ha causato? Ha causato un fenomeno che dal mio punto di vista è molto grave. Perché così ci sono troppe persone che vorrebbero andare in pensione perché a una certa età si diventa anche stanchi e non possono andare in pensione e quei posti di lavoro sono occupati e quindi non si dà la possibilità a molti giovani di poter lavorare e quindi costruirsi un futuro. Perciò io chiedo ai nostri rappresentanti, che può essere il dottor Micello, alle persone che si candidano per il Movimento 5 Stelle a rappresentarci, a cui auguro di andare in Parlamento come la dottoressa Rico o il dottor Micello. Io vi chiedo, investite nei giovani, nelle nuove tecnologie che si andranno a sviluppare nei prossimi anni. Troviamo nuove occupazioni, creiamo nuovi posti di lavoro, perché altrimenti il lavoro in Italia andrà del tutto a scomparire. Ecco, si avverte sempre di più il bisogno di un reddito universale, il Movimento 5 Stelle ne parla spesso, io sono perfettamente d'accordo. Però cerchiamo di salvare il lavoro, perché dal lavoro appunto dipende la dignità di una persona, dipende il reddito, che è una cosa fondamentale all'interno della nostra società. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Allora, quello che ha detto Alessandro è verissimo. Innanzitutto, da qui a 10-20 anni, i nostri giovani si troveranno a fare professioni che non esistono attualmente. Quindi, sì, è un mercato del lavoro in continua evoluzione. Ed è un po' quello che dicevo all'inizio, dobbiamo smetterla di subire l'innovazione e quindi sostituire gli uomini con le macchine. Dobbiamo iniziare a cavalcare l'innovazione. Cavalcare l'innovazione significa innanzitutto investire sulla formazione, non solo dei giovani, ma anche di chi oggi magari fa un lavoro logorante, come può essere quello dell'autista, dei pullman, l'autista. Gli autisti che guidano i TIR, far sì che queste persone smettano di fare questi lavori logoranti, ma possano attraverso l'aggiornamento e la formazione professionale, quella che in Europa si chiama lifelong learning, cioè io imparo durante tutto l'arco della mia vita, non smetto mai di imparare perché imparare significa migliorare. Le mie qualità personali, ma anche quelle professionali, quindi scalare appunto la scala sociale, crescere a livello professionale e anche di reddito. Questo vuol dire cavalcare l'innovazione. In merito alla legge Fornero, noi anche su questo siamo molto chiari, ma soprattutto ciò di cui parliamo nel nostro programma è della staffetta generazionale, cioè incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro prendendo il posto ovviamente di persone che è giusto che
vadano in pensione, perché non si può andare in pensione a 70 anni. Bisogna andare in pensione ad un'età giusta o comunque in base al lavoro che si fa, perché ci sono alcuni lavori che sono usuranti, alienanti, che ovviamente non ti consentono di arrivare a 70 anni con quella lucidità e quella fisicità che ti permettono di affrontare bene la giornata lavorativa. E poi io penso che dopo la pensione questo paese dovrebbe iniziare ad interessarsi del momento della pensione, perché chi va in pensione accanto da dare ancora alla società e soprattutto da dare ai giovani. C'è un film che io adoro particolarmente con Robert De Niro, Lo stagista. È un film dove Robert De Niro è un manager che è andato in pensione da tanti anni e decide di rispondere ad un bando, insomma, che fa un'azienda digitale guidata da una giovane imprenditrice che vuole assumere come attività sociale, vuole assumere uno stagista pensionato, uno stagista anziano. Robert De Niro risponde a questa domanda e inizia a fare questo stage. E inizialmente in azienda ovviamente lo guardano un po' tutti strano, perché una persona di 70 anni in un'azienda molto digitale, ma che ci farà mai? Eppure, facendo lo stagista per l'imprenditrice, alla fine diventa il mentore di questa imprenditrice, perché è chiaro che il patrimonio di esperienze e di competenze che ha una persona che per tanti anni ha gestito un'azienda, si è occupato del management o comunque ha lavorato per tanti anni è prezioso. È un patrimonio prezioso per chi sta avviando la propria attività imprenditoriale e io credo che l'Italia dovrebbe iniziare a ragionare sul ruolo fondamentale che hanno i pensionati per dare una mano ai giovani in termini di trasferimento di competenze e di guida, perché in fondo tutti abbiamo bisogno di un mentore. Ringrazio Alessandro perché queste parole sono sedicenti e chiaramente ti aiutano a capire tante cose. Io che sono un ex giovane ho vissuto nella piana generale, ho visto il caporalato, so che cosa è il caporalato, l'ho vissuto ai tempi del liceo dove combattavamo il caporalato e ho visto la crescita dei nostri paesi fatta dai muratori, ho visto la nostra crescita fatta dagli artigiani, dei fabbri, dei panettieri, dei contadini che hanno studiato, sono cresciuti, ma non sono stati mai tutelati. Quello che dice la Laura è meraviglioso, è il futuro. Io vorrei parlare un po' del presente. Vorrei dire, certifichiamo il lavoro di quelli che fanno i falegnami, di quelli che fino adesso hanno alzato i muri, certifichiamo e diciamo in giro, abbiamo le migliori maestranze, abbiamo i bravi muratori, abbiamo i bravi passerellisti, portiamoli in giro, certifichiamoli, diamo loro la dignità che è stata rubata sempre da quelli che vogliono, sono infatti succube. Allora creiamo il posto il lavoro futuro, creiamo e cresciamo col digitale, con tutto quello che sarà il futuro, ma difendiamo le nostre origini, certifichiamo le nostre origini e ridiamo la dignità a chi ci ha fatto arrivare fino ad oggi con quello che ci abbiamo intorno. Noi abbiamo un'altra ventina di minuti prima di dover lasciare la sala, perché per le 8 dobbiamo lasciarli in quanto siamo per fare dare straordinari ai dipendenti del Comune di Rende e non ci prendiamo questa responsabilità. Quindi se c'è qualcun altro che vuole intervenire, Sergio Monaco, vi prego di essere per favore brevi, concisi, così anche ospitiamo di rispondere. Buonasera, sono Sergio Monaco. Sono molto vecchiotto rispetto al ragazzo che ha parlato poco fa. No, io volevo, sono un attivista del Movimento 5 Stelle, diciamo, da quando è iscritto, quindi sono, come dire, un grillino della prima ora. E quello che voglio segnalare, insomma, che si
parliamo noi di lavoro. Il punto è questo, nel senso è importante, come ha detto Anna Laura, investire in formazione, ma è anche vero che una persona di 60 anni o comunque che ha raggiunto un'età avanzata, gli viene chiesto magari uno sforzo elevato rispetto a quello che è magari la sua attività che ha svolto nel corso dei 20-30 anni, quindi non si può chiedere a un 55enne, a un 60enne di reinventarsi o comunque reinventare una nuova professione o reinserirsi nel mondo del lavoro in una maniera che è, diciamo, più difficile rispetto a quello che invece lo Stato dovrebbe garantire. Per questo, cioè, la legge Fornero ha creato un grande scandalo, cioè lo scandalo degli esodati è stato una piaga sociale in quanto ha privato le persone sia del lavoro che del diritto alla pensione e quindi in maniera più rapida, quindi gli ha trasformato completamente la vita, cioè da una persona che sarebbe dovuta andare in pensione a 57 anni si è vista prolungare il suo aspetto lavorativo a 67 e quindi è un aspetto che incide sia sull'aspetto, diciamo, sulla morale, cioè sull'aspetto umorale della persona, e ovviamente questa persona che si vede vista tornare avanti, posticipare il suo posto di lavoro, la sua prospettiva, il fatto che magari aveva organizzato come gestire la sua pensione, come gestire il suo aspetto pensionistico, dopo si rivede. Allora come possiamo chiedere a una persona che ha visto questo sopruso dire guarda io ti informo, quando in realtà la formazione deve essere indirizzata verso i giovani, dobbiamo creare, il Movimento 5 Stelle, comunque le forze politiche devono cercare di riuscire ad inventare il lavoro, perché se un imprenditore, no, sostituisce la persona con la macchina e la macchina gli fa risparmiare il lavoro di 10 persone, la redistribuzione della ricchezza che viene creata dal fatto che io imprenditore risparmio con la macchina il lavoro di 10 persone non può ritornare solo all'imprenditore. Il risparmio deve essere redistribuito nei confronti di chi non lavora più o comunque tu sostituisci. Questo è l'aspetto che deve essere valorizzato. Questo come si può fare? Non lo fa certamente l'imprenditore con l'autonomia e con la volontà. Deve essere lo Stato che dice se tu risparmi, quindi investi in macchinari, investi con macchinari che hanno lunga durata, con i periodi di preammortamento, questa macchina ti fa risparmiare il lavoro di 10 persone, tu il risparmio che ricavi dal fatto che non assumi 10 persone lo restribuisci allo Stato. Io Stato pago le persone che non lavorano a causa del fatto che il macchinario viene gestito da una sola persona e non da 10 persone. Questo è il punto. Il punto è questo, e il Movimento 5 Stelle, noi ci rivolgiamo agli indecisi, a chi, diciamo, vuole astenersi dal voto, e noi dobbiamo essere presenti, e noi ci mettiamo la nostra faccia, ci mettiamo il nostro lavoro, e non è vero che i cittadini non sono attivi politicamente, noi ci siamo, e appunto per questo la grande forza del Movimento è quella di riuscire che è riuscita a recuperare le forze positive del paese, no? Perché c'è una fetta di popolazione che è onesta, che vuole lavorare, che si è formata, che ha studiato e che non vuole emigrare. Se noi abbiamo in Calabria 120 aziende che sono colpite dai provvedimenti interdittivi antimafia, non ci sarà un motivo. Allora noi questo il lavoro che noi dobbiamo creare, dobbiamo creare qualitativamente migliore rispetto a quello che è, perché è vero che abbiamo la disoccupazione al 58%, ma abbiamo anche tanti lavoratori in nero, abbiamo anche tante imprese che investono non pagando, abbiamo il fenomeno del lavoro adatto, abbiamo aziende che appunto vengono colpite da questi provvedimenti interdittivi antimafia, che fino ad ora, fino a quando non è intervenuto Gratteri, non è cambiato comunque a livello amministrativo la giustizia, questi hanno continuato a fare il loro procedimento di,
di lavoro, di creare il lavoro in maniera sperequata, senza garanzie, senza tutele. E noi sembriamo che è come se stiamo morendo di fame, ma in realtà in Calabria io non vedo tanta gente che muore di fame, perché bene o male qualcuno riesce a lavorare con il lavoro in nero, quello così, la qualità del lavoro. Ieri vedevo che il nostro sindaco Manna ha investito, ha creato e ha inaugurato un punto, una nuova azienda, come dire, di incontro alla cultura. Io ho detto un attimo, diciamo, bello, finalmente abbiamo trovato un'azienda che viene a investire in Calabria. Che cosa avrà, qual è stato l'obiettivo di questa azienda? Era un po' sempre, dicendo che questo è il lavoro che noi vogliamo creare in Calabria. Il punto è, io faccio questa domanda e noi, io chiedo a voi candidati di cercare di creare, di migliorare i collegamenti che vanno, post-formazione, che vanno dall'università alle aziende. Dobbiamo cercare di fare in modo che le università che formano i nostri studenti in Calabria non si vedano costretti ad andare via perché non hanno i posti di lavoro da lavorare in Calabria. Se noi ci sono 50 ingegneri gestionali, quei 50 ingegneri gestionali dobbiamo pensare in Calabria, nelle aziende calabresi, non possiamo migrare fuori, perché altrimenti noi formiamo persone che poi da loro rimangono e sono un costo per noi, perché comunque per la regione, ed è un costo, ed è una piaga, insomma, anche per la persona che vuole migrare. Ecco, questo voglio chiedere ai candidati se si impegneranno sul fatto che devono cercare di non fare migrare i giovani, creare un lavoro che sia qualitativamente migliore rispetto a quello che ora e che la nostra terra purtroppo ora ci offre. Grazie. Ovviamente la risposta è sì, non potrebbe essere diversa per me, che sono ritornata e ho deciso di restare in Calabria, che ogni giorno lavoro con i giovani. Lavoro in un'azienda che ha sede all'Università della Calabria, dove paghiamo l'affitto, così chiariamo anche questa cosa che è uscita fuori. Paghiamo l'affitto e non solo paghiamo l'affitto, ma abbiamo già investito 50.000 euro in lavori di ristrutturazione e rigenerazione all'interno del quartiere San Gennaro dell'Università della Calabria, che è un quartiere di residenze universitarie. Stiamo investendo in questo quartiere perché vogliamo dare la possibilità agli studenti di avere un luogo di incontro, una piazza all'interno del luogo appunto dove risiedono, dove abitano, un luogo bello dove stare, dove incontrarsi, dove studiare all'aperto in primavera e in estate. E lavoro molto con i giovani e nella nostra azienda li orientiamo alle nuove professioni e soprattutto proviamo a far conoscere ai giovani il cosiddetto ecosistema, non solo dell'innovazione ma anche di tutto il mondo imprenditoriale che sta non solo a Cosenza ma anche in Calabria, perché c'è una doppia faccia della stessa medaglia. Da una parte è chiaro che l'intero sistema universitario nel nostro paese necessita di avvicinarsi un po' di più al mondo del lavoro, al mondo imprenditoriale. In Calabria è più difficile perché il tessuto, insomma, economico non è così strutturato come in altre regioni del nostro paese, però c'è un tessuto economico che è fatto di aziende tradizionali, aziende artigianali, aziende innovative in tutti i settori. E quindi sono d'accordo che è necessario coltivare queste relazioni tra università e mondo del lavoro e far sì che sempre di più il mondo del lavoro entri all'interno delle università. Ma l'università secondo me è già tardi. Quello che io ho provato a fare con il mio lavoro in tutti questi anni è stato quello di andare nelle scuole. Spero un giorno di arrivare all'asilo nido, per il momento ho iniziato dalle scuole superiori, dove racconto ai giovani, agli studenti, quali sono le realtà imprenditoriali e non solo che esistono nella nostra Calabria, quali sono i giovani che sono ritornati in Calabria, si sono ripresi la terra dei loro nonni e stanno creando
creando delle aziende agricole rispettando la tradizione ma anche innovando e quindi dando un respiro più ampio poi alla commercializzazione dei propri prodotti e anche al processo produttivo, perché troppo spesso, e io appartengo a quella generazione che è stata cresciuta ed educata a in Calabria non c'è niente, in Calabria non vale la pena investire, in Calabria sono tutti indranghetisti, in Calabria c'è solo la politica. Io ho iniziato a scoprire la Calabria molto tardi, avevo 29 anni quando sono tornata in Calabria e ho iniziato a viaggiare la mia terra e ho scoperto che ci sono tantissime realtà che meritano, ci sono tantissimi professionisti che lavorano e raggiungono grandi risultati ed è questa Calabria che noi dobbiamo raccontare ai giovani se vogliamo dar loro la percezione di poter avere fiducia in un futuro anche in questa terra. C'è un altro intervento e poi dobbiamo chiudere. Buonasera, buonasera a tutti. Mi chiamo Monica Berri e a dire il vero volevo un attimino mettere un'attenzione maggiore, a parte che al lavoro, che sicuramente è una cosa molto molto importante, però secondo me avrà uno sviluppo molto più lungo proprio perché i lavori cambieranno. Quindi ci saranno altre formazioni, quello che è stato detto qui stasera sicuramente è una cosa molto importante. Però mi volevo soffermare maggiormente proprio di quello che accadrà realmente dal 5 marzo in poi. Cioè se veramente ce la facciamo, veramente vinciamo, o comunque se veramente riusciamo ad avere un peso ai nostri pensieri, veramente, a farli finalmente rispettare come cittadini, che cosa succederà? Cioè, quello che io vorrei, immagino, è quello di avere finalmente una città, perché io parlo della mia città, perché vivo qui, ovviamente adesso, dopo tanti anni che sono stata fuori, io ho avuto il mio primo contratto vero, legale, della mia vita in quasi 30 anni di lavoro, perché ho fatto un po' di tutto, l'ho avuto in Spagna, cioè io qua non ho mai avuto contratti di lavoro, tranne uno, in un negozio di abbigliamento, dove neanche mi fecero un contratto reale, cioè non mi fecero un contratto ma mi davano comunque meno di quello che c'era scritto lì sopra. Quindi comunque il vero contratto proprio reale, vero e proprio, io l'ho avuto in Spagna, l'ho avuto a Barcellona ed è stata la prima volta che finalmente mi pagavano e avevo tutti i diritti. Non l'ho mai più avuto e ho 46 anni, cioè io quindi sono senza contributi, senza pensione. E, tra l'altro sono anche invalida ultimamente e quindi ho meno possibilità di lavorare perché ho meno possibilità per il lavoro e oltre a questo quello che io vivo quotidianamente, penso che lo viveranno anche altre persone, è proprio il disagio quotidiano di uscire di casa, prendere la macchina, camminare a piedi, quindi buche, fosse, inquinamento, tutte queste cose, il verde che manca, cioè tutte queste cose che io vorrei capire una cosa, il fatto che la sanità stia diventando sempre più privata e che non sia pubblica, il fatto che le persone appunto non si possono andare assolutamente a curare, che per farsi un'analisi devono fare delle cose assurde o comunque devono aspettare delle file incredibili. Io per esempio ho bisogno di alcune creme, di alcune medicazioni che non posso assolutamente farmi prescrivere, pur servendomi, perché mi servono veramente, mi servirebbero come il pane, però nonostante questo ci devo rinunciare perché io non arrivo a fine mese, non ce la faccio a comprarmi anche dei farmaci che mi servirebbero al miglioramento. Quindi io vorrei che veramente l'attenzione sia messa proprio alla base delle esigenze delle persone, che siano proprio alla base del fatto della vita quotidiana che noi affrontiamo, noi non abbiamo assolutamente qualità della vita in niente,
in niente, già solamente nell'aria che respiriamo e nel cibo che mangiamo, e nel momento in cui usciamo fuori, prendiamo la macchina o andiamo in giro, ci scontriamo su queste cose. Quindi io vorrei sapere dai nostri candidati se si batteranno innanzitutto per una sanità pubblica, completamente pubblica, e poi se si batteranno per un miglioramento proprio ambientale, tangibile, di vita quotidiana. Ecco, che penso che sia fondamentale per tutti. Grazie. Allora, per quanto riguarda la risposta sulla sanità, penso che non ci siano dubbi, che lavori per la sanità, per avere un facile accesso alla possibilità di avere un diritto della salute equo tra il nord e il sud, dove si possa accedere a quelli che sono i diritti del paziente, che vengono sempre trascurati e poi ancora in maniera maggiore. La prevaricazione della salute privata, o meglio, la prevaricazione dell'erogazione di una buona sanità privata rispetto a quella pubblica dipende sempre dal solo problema, da quanto ci mangiano i politici nella pubblica. È inutile, noi abbiamo tante prove di buona sanità pubblica, dove la politica è stata emarginata. In questo momento la sanità privata va avanti perché le prestazioni che vengono richieste vengono date prima, con maggiore celerità e con la tecnologia maggiore. Quindi per far questo, cioè una sanità pubblica migliore, bisogna buttare fuori, come io dico da sempre, la cattiva politica, la mala gestione dalla sanità pubblica. Chiaro è che la città di Rende tanto tempo fa era citata a livello internazionale come una delle migliori città del mondo perché ci aveva la giusta proporzione tra il verde e il mattone. Un po' si è perso questo tipo di divisione, questo tipo di organizzazione, ma dobbiamo fare in modo che venga ripristinato, non buttando giù quello che è già fatto, ma quello che non serve. E allora creare delle zone verde, creare delle zone di incontro che siano non dei centri commerciali, o quantomeno non solo dei centri commerciali, fa parte sicuramente di quello che è il programma della nuova Green Economy, anche della Green Economy dei 5 Stelle. È ovvio che non possiamo che essere d'accordo con quello che è stato detto fino adesso. Io ne sono più che convinta che l'Italia abbia perso la dignità come paese e anche noi come cittadini. Si sono dimenticati di noi perché erano troppo indaffarati a fare altro. Ed essendo io calabrese e avendo deciso di ritornare in Calabria per cambiare le cose, perché io l'ho fatto così, cioè in maniera proprio scientifica, ho detto torno in Calabria perché voglio cambiare la mia terra, e ci resto ogni giorno e la mattina mi alzo dicendo che voglio cambiare le cose, perché sennò non vedo la necessità di restare in questa terra per sopravvivere. Quindi sì, sono tutte battaglie che porteremo avanti. Io credo che se persone come me e Massimo, che comunque hanno un lavoro nella loro vita, hanno deciso di fare, io l'ho detto anche al Guarasci, questo atto di amore, che è un atto di amore che stiamo facendo verso la nostra terra, verso noi stessi e verso i nostri concittadini, e perché davvero vogliamo cambiare le cose. E io sono convinta che le cose le cambieremo, perché se io e Massimo dovessimo andare in Parlamento non saremmo uno più uno, ma saremmo uno più tutti voi. Vi lascio anche, come richiesto, un atto d'amore verso il vostro fratello, sia andate a votare, portate persone a votare, soprattutto gli indecisi, perché è fondamentale portare più persone possibili e quindi stravolgere l'esito di questo voto. Vi ringrazio.